quindi abbiamo due possibilità, visto che la presentazione non la trovo, andiamo in fantasia. Oppure qualcuno mi aiuta, cos'è che volete, mi piace di più? Devi guardare l'orario dei clienti e quella c'è la cartella sinistra. Ecco, questo, no. Non so, no, questo ce n'è. Sono nei settori tradizionali intorno al 3-4% del fatturato,
nei settori tipo farmaceutico, comunque più avanzati, impresa che in questo momento ha un valore maggiore, è intorno al 12-13%, per le imprese biotech questo valore arriva ad essere anche superiore al 40%. Quindi c'è un'intensità di investimento in ricerca altissima, ed è per quello che il tema della ricerca per noi è cruciale, cioè se non riusciamo a fare ricerca competitiva possiamo chiudere domani. Abbiamo un fatturato globale di circa 7 miliardi e investimenti in ricerca per quasi 2 miliardi. Evidentemente sono numeri assolutamente migliorabili, però dicono fondamentalmente che questo settore sta credendo e sta investendo in ricerca. Se noi andiamo a fotografare un po' le imprese del settore, vediamo che circa il 50% si occupano di salute, quindi sviluppo di nuove terapie, sviluppo di nuovi strumenti diagnostici a diversi livelli, cioè c'è l'impresa integrata che ovviamente copre dalla ricerca di stage fino al mercato, e ci sono magari imprese di ricerca che hanno dei progetti o prodotti in una fase ancora più avanti che stanno cercando di portarli avanti nel percorso, ed è per quello che quando noi parliamo di strumenti per incentivare le imprese non chiediamo solamente qualcosa legato alla burocrazia di finanziamento eccetera, ma anche ai percorsi regolatori, perché evidentemente se uno per avere un'autorizzazione per aspettare anni rispetto a un paese europeo dove un'azienda che abbia un farmaco in sviluppo dopo un mese ottiene una certa autorizzazione, evidentemente questo è uno strumento una situazione di svantaggio competitivo molto importante. Ovviamente il biotech non è solamente salute, lo sapete benissimo, ci sono applicazioni in agrochimica molto importanti, che non è solamente OGM ovviamente, ci sono applicazioni industriali, quindi stiamo parlando di biomasse, energia, stiamo parlando di processi industriali, cosmetica, tessile, alimentazione, quindi è un settore che fondamentalmente ha un peso percentuale sul PIL abbastanza rilevante. È stato calcolato sempre da Renzi, anche in Italia il biotech pesa per circa il 0,7% sul PIL, a livello internazionale c'è una stima diciamo di un range intorno tra lo 0,9 e 1,2-1,3%. Se noi facciamo una stima un pochino meno restrittiva, cioè allargata anche ai settori in qualche modo toccati dal biotech, quindi diciamo settori che in qualche modo utilizzano le tecnologie e prodotti più tecnologici, questi numeri aumentano moltissimo. Stiamo parlando quindi di un settore, la cosiddetta bioeconomia, quindi l'economia o l'industria basata sui principi diciamo biologici, che vale in questo momento in Europa per circa 22 milioni di addetti, stiamo parlando del 9-10% di occupati totali in Europa, e di circa 2.000 miliardi di fatturato. Ci sono paesi che hanno creduto così tanto nell'utilizzo delle biotecnologie, hanno sviluppato dei piani strategici che hanno chiamato 2020-2030, piuttosto aggressivi, dove fondamentalmente l'obiettivo è avere un biotech che prendi un prodotto interno lordo per il 3-4%, io ho visto recentemente anche paesi come la Russia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti stessi hanno presentato il libro bianco a maggio dell'anno scorso, cioè fondamentalmente sta succedendo una cosa per voi forse molto strana, cioè c'è il mondo intero che sta investendo nel biotech come uno dei diciamo 3-4 settori fondamentali per lo sviluppo del loro paese. Allora questo in Italia non sta succedendo, ma non sta succedendo a vari livelli. Noi prima abbiamo sentito parlare di sostegno alle politiche di innovazione come contributo diretto e indiretto sul PIL, noi siamo in Europa veramente fanalino di coda. Lo stesso vale per esempio per gli investimenti nel capitale, cioè uno dei problemi delle imprese italiane è il fatto che sono un problema comune anche ad altri settori industriali in Italia, cioè imprese mediamente piccole, cioè le PMI che da questo punto di vista sono state storicamente il motore economico industriale del paese, in questo momento però soffrono una crisi di entità dovuta alla dimensione. Questa dimensione fondamentalmente non è solamente una dimensione occupazionale o economica, ma anche una dimensione patrimoniale, quindi in settori ad alta intensità di investimenti in ricerca come il nostro, questo è un grosso problema, perché evidentemente non si hanno le capacità finanziarie non solamente per sviluppare progetti di ricerca e sviluppo competitivi, ma anche non metterci nella possibilità di fare operazioni sul mercato di tipo dimensionale, cioè dei processi di acquisizione di altre imprese a livello internazionale eccetera, purtroppo da noi sono molto limitati perché abbiamo una base patrimoniale di capitale molto bassa. Questo perché avviene?
avviene essenzialmente per un motivo molto semplice. In tutto il mondo da 30 anni a questa parte il biotech si è sviluppato grazie al contributo di investitori, cioè cosiddetti venture capital o business angel o comunque fondi o persone che hanno creduto nel sistema e hanno investito. Tra l'altro, se noi andiamo a vedere, facciamo un'analisi finanziaria di quello che è stato il ritorno economico sull'investimento nel biotech, anche vedendo banalmente il percorso di borsa, è un settore assolutamente anticiclico anche a livello della borsa, è un settore che può dare grande remunerazione. In Italia non abbiamo dei venture capital specializzati, non esistono neanche le condizioni a livello di incentivi fiscali, per esempio, per spingere l'avvio di questi fondi. Il governo qualche anno fa ha avviato un nuovo fondo, il Fondo Italiano di Investimento, per stimolare la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese sul territorio italiano, fissando però dei parametri che tipicamente lasciano fuori quasi tutte le imprese bio, perché il solo ingresso è 10 milioni di fatturato, quindi in questo momento chiaramente è accessibile solo a pochi, e questo sarebbe stato uno strumento fondamentale. In Francia hanno fatto una cosa analoga, quindi cosa vuol dire? Vuol dire la possibilità di dare alle imprese cash, ma di dare alle imprese dei mezzi patrimoniali, capitali, tali per cui possono fondamentalmente fare un percorso di sviluppo più aggressivo di quello che siamo andati a fare, quindi è una cosa che noi stiamo facendo. Ultimamente il Fondo Italiano ha deciso di entrare nel capitale del nuovo fondo di Sofinnova, che è uno dei principali e più importanti operatori finanziari nel biotech in Europa, che io vedo come segnale molto positivo. È chiaro che hanno messo una parte che è scritto sul giornale si può dire, ha messo 15 milioni su un fondo che ha raccolto 2,80, quindi voi capite bene che ha un peso ponderato specifico basso, però è già un primo segnale. Evidentemente è la cosa importante che questo percorso continui. È chiaro che in contesto finanziario come quello attuale è molto difficile pensare che nei prossimi anni noi ci si possa avere nel paese un mutamento significativo da parte degli investitori nei confronti del settore. Un altro aspetto importante fondamentalmente potrebbe essere la lunga lista della spesa di cose che noi avremo bisogno per rilanciare i settori a livello industriale. Allora, si è parlato di burocrazia, quindi non sto a ripetere, come evidentemente è ben chiaro a tutti noi cosa voglia dire avere una burocrazia che rappresenta un appesantimento, un handicap, un rallentamento per vari motivi, anche perché il problema non è solamente i tempi lunghi, ma è l'incertezza, perché in questi tempi lunghi evidentemente uno a un certo punto arriva a chiedersi ma questo progetto andrà mai da qualche parte o no. Poi c'è un aspetto evidentemente di valutazione, io sono assolutamente d'accordo, è stato citato prima l'esempio della salute, ma è fondamentale che in questo paese si faccia della pietra più seria, e io direi anche e soprattutto a livello industriale, perché non si potrebbe dire, non si dovrebbe dire, io lo dico lo stesso, cioè in questa situazione dove non c'è una vera valutazione, o non c'è stata l'ex ante ex post, tutti fanno i furbi. Cioè, per sopravvivere tutti fanno i furbi e questo non va bene, quindi io dico facciamo veramente il culo anche alle aziende che vogliono presentare un progetto. Se il progetto non è più che buono, non se ne parla, gli do una risposta in tempi utili, ma su questo il Ministero ha dato un'accelerata, e poi una volta che il finanziamento è stato erogato sulla carta, decretato eccetera, partiamo con l'erogazione dell'anticipo e poi stiamo indietro, cioè la valutazione dell'andamento del progetto ex post deve essere fatta bene, e purtroppo noi sappiamo che questa non è un'esperienza nostra. E quanti soldi avremmo potuto risparmiare con una lunga, quindi questo è un aspetto evidentemente importante. Poi un altro aspetto è il credito d'imposta. Allora io su questo vorrei dire solamente una cosa: in tutto il mondo da anni anche lo Stato per lo sviluppo della ricerca industriale una misura che si chiama credito d'imposta, che è una misura tipo fiscale, per cui una percentuale che può essere il 10, 20, 30, 40% degli investimenti fatti in ricerca sono poi recuperati dall'azienda dal punto di vista fiscale. In alcuni casi, come in Inghilterra, addirittura l'anno dopo che l'azienda ha investito 100 in ricerca gli viene ridato in cash, quindi non è solamente fiscale ma anche finanziario. Allora, noi abbiamo avuto l'esperienza italiana limitata nel tempo, perché è stato praticamente un esempio un paio d'anni, il famoso Click Day che arriva prima, eccetera, eccetera. Come Confindustria noi chiediamo da anni che venga introdotto, tanto per darvi un'idea, un credito d'imposta che varia dal 10% sugli investimenti fatti senza un tetto vale per il paese 1,1 miliardi. Allora io quello che veramente dico, un paese che non può permettersi di investire 1,1 miliardi per stimolare una ricerca industriale seria, evidentemente non ha futuro, e quindi sarebbe anche probabilmente il caso di chiudere la baracca d'oro.
Poi abbiamo detto prima un altro aspetto importante è la modifica di alcune norme, per esempio il codice di proprietà industriale, perché evidentemente anche questo rappresenta un problema se non abbiamo un meccanismo chiaro e definito che assegni in modo inequivocabile la proprietà, che possa consentire anche alle aziende di gestire un processo di collaborazione con l'Accademia, e questo sistema non funziona. Infine l'ultimo aspetto è l'aspetto legato al prodotto, cioè se noi come paese non siamo in grado di riconoscere il valore di innovazione di un prodotto che va sul mercato, faccio per esempio l'esempio dei farmaci, evidentemente quale impresa continuerà a investire facendo ricerca e sviluppo in questo paese non avendo poi delle garanzie che alla fine il prodotto innovativo che va sul mercato non abbia un adeguato riconoscimento economico, quindi un significativo ritorno sull'investimento che ovviamente è. In tutto questo io penso che siamo arrivati a una specie di momento storico, non solamente politico probabilmente, ma anche su questi temi, perché penso che tutti ci siamo resi conto che non possiamo andare avanti a lamentarci, dire le cose che non vanno, poi però continuiamo il nostro modo. Quindi io inviterei tutti anche a fare in modo anche molto diretto e molto coerente anche un'analisi di coscienza e un impegno vero, aperto a collaborare in modo serio, trasparente, sano, cioè al di là di quelli che possono essere gli interessi personali o del fatto che io rappresento l'azienda, più l'università, eccetera, perché o noi cambiamo mentalità o saremo sempre più a lamentarci e non va bene, perché poi lamentarsi non ci aiuta e poi noi sappiamo bene che poi noi siamo i cuori del mondo a fare questo, perché nonostante comunque le imprese che facciamo, la ricerca la facciamo, pubblichiamo bene, quindi siamo abbastanza bravi. Allora dico, facciamo anche uno sforzo un po' etico per cercare di superare un po' questa situazione da cui veniamo negli ultimi nei molti decenni che ci hanno preceduto, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Adesso ho fatto una roba troppo politica, ma così. Grazie per pronto. Siamo pieni di 80-100.000 laureati, come ricordo quanto. Bisognerebbe fare una riflessione su come sono organizzati questi corsi rispetto alla capacità di poi assorbire i laureati. Do la parola adesso al professor Luigi Rossengro, Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia, che tra l'altro è la sede del mio concorso. Andrò a Pavia nei prossimi 2 anni. Sono convinto, e lo dico molto spesso in altre occasioni,
che certamente siamo tutti d'accordo che la salute è uno dei temi cruciali oggi, non solo per la ricerca, ma fondamentalmente anche nella consapevolezza che il diritto alla salute, non tutti sono d'accordo che la salute sia un diritto, è in realtà uno dei temi che definisce nella coscienza attuale cos'è almeno una società decente. Basta andare a vedere cosa sta facendo in Brasile, cercando faticosamente di creare un sistema sanitario nazionale, iniziative in paesi africani come in Ghana, eccetera, per capire che questo è un tema assolutamente fondamentale, anche al di là degli aspetti economici. Detto questo, se noi pensiamo che la salute sia un, diciamo così, passatemi il termine, un diritto umano in qualche modo, dico subito che allora per gli economisti questo è un inno, perché un diritto umano in economia è un simbolo, è qualcosa che è priceless, senza prezzo, ma costa. E un economista qui non sa più che cosa fare. Io penso che fosse un male, un economista deve fermarsi qui, ma stiamo lontani da questo. Vorrei dire appunto prendere l'esempio delle biotecnologie. Dal momento della sua nascita, quindi metà degli anni 70 negli Stati Uniti, si è affermato nella idea collettiva il cosiddetto, quello che io chiamo il Silicon Valley, nel senso, il modello di sviluppo di un'industria delle biotecnologie, un modello evidentemente nato fondamentalmente in California e a Boston, mutuato ma significativamente cambiato dal modello dell'ICT, del venture capital, piccole imprese e così via. I blocchi fondamentali sono la cosiddetta scienza imprenditoriale, cioè l'università producono ricerca, fanno spin-off, per dire in modo un pochino semplificato, e vengono create nuove imprese. Il secondo punto fondamentale è trasferimento tecnologico e commercializzazione della ricerca. Una delle funzioni fondamentali dell'università, secondo questo modello, e le università devono trasferire la ricerca ad attività industriali, anche supportate da idonea legislazione e politica, e viene incentivata per appunto la commercializzazione della ricerca. Questo lo avanti un pochino, ma commercializzazione vuol dire, si dice fondamentalmente che il modo migliore per trasferire, diffondere la conoscenza dalla ricerca all'applicazione è fondamentalmente attraverso qualche forma di mercato. Infatti, non a caso, uno degli terzi elementi, terzo elemento cruciale, sono diritti di proprietà intellettuale molto duri, molto forti. Quindi anche su pezzi di conoscenza, invenzioni, innovazioni che sono seminari, tecniche di ricerca e così via, che vengono, diamo dei brevetti molto ampi, molto forti, perché questo è il modo migliore per diffondere e fare, per sviluppare economicamente questo. Gli ultimi due pezzi sono evidentemente il venture capital, come è stato detto prima, e l'idea dei cluster tecnologici, per cui normalmente questo tipo di attività si cresce e si sviluppa all'interno di aree geografiche relativamente ben definite e molto aggregate. Questo, molto semplificando, è il modello. Su questo vorrei fare alcune riflessioni. Primo, ci sono stati evidentemente innumerevoli tentativi di imitazione. In tutta Europa, in tutto il mondo, abbiamo centinaia, per non dire di migliaia, di tentativi a livello locale, regionale, nazionale e così via, di replicare questo tipo di modello, soprattutto con un'enfasi sul trasferimento tecnologico, venture capital e spin-off accademici. La prima osservazione è che questi tentativi di imitazione non sono mai riusciti. Cioè, fosse un solo caso veramente di successo, che è l'area di Cambridge, UK, ma tutti gli altri si registrano discrete performance, ma mai a livello delle attese. E comunque su scala molto ridotta. Semmai i dati ci dicono ancora oggi che qualunque sia l'indicatore che noi guardiamo, bibliometrico, brevetti, applicazioni economiche, eccetera, il gap rispetto agli Stati Uniti non è diminuito, ma è aumentato.
perché gli Stati Uniti hanno mantenuto il loro vantaggio e perché questi tentativi di imitazione non sono riusciti. C'è un'ampia, non c'è una sola causa, ma una costellazione di cause. Vorrei essere qui su questo molto molto sintetico e molto breve. C'è un aspetto che non è la causa principale, ma è assolutamente essenziale. Senza questo tutto il resto è ancillare. E questo è la dimensione e la dimensione d'articolazione per finanziamento pubblico alla ricerca. Venture capital negli Stati Uniti, periodo 78-2004, una stima di 38 miliardi di dollari, altri 105 miliardi, un periodo un pochino diverso, mancano una decina d'anni, vengono dalle, fondamentalmente dalle grandi imprese farmaceutiche attraverso alleanze. L'NIH ha speso tra il 78 e il 2004 365 miliardi, questa è l'idea. Attenzione, è un problema prima di tutto di scala. Stiamo parlando di un processo di ricerca che è altamente incerto. Ogni progetto è in certo senso una scommessa, estrarre una pallina da un'urna. Se l'urna non è sufficientemente grande, i risultati saranno pochi. Per cui la scala della ricerca è assolutamente fondamentale. Possiamo trattare in fondo essere i più brillanti del mondo, ma se abbiamo 10 palline e su queste una pallina su 100 è buona, non è molto diverso se avere 1000, 8000 o 100.000 palline. L'altro aspetto, se guardiamo questo grafico qui, il finanziamento dell'NIH, tanto fortemente crescente, almeno fino a pochi anni fa, ma è stato assolutamente essenziale perché fornisce una fonte stabile di finanziamento, che non fluttua nel tempo come il venture capital, il private equity e così via. Quindi questo è un messaggio molto semplice, ma credo che sia importante ricordarsi. È vero, il finanziamento non è tutto, ma senza quello è molto molto difficile andare avanti. E questa storia qui, il ruolo del finanziamento pubblico e del supporto pubblico alla ricerca di base non è solo di biotech, ma se andiamo a vedere tutte le grandi rivoluzioni tecnologiche di questo secolo e ancora prima, a partire da ICT, il ruolo del finanziamento pubblico e del supporto pubblico è stato assolutamente fondamentale. Torno indietro un secondo. Un altro aspetto fondamentale del successo americano è stato giustamente molto ricordato, evidentemente il sistema accademico. Per esempio, mentre cominciavo a studiare lo sviluppo di Python, DNA ricombinante fu scoperto tra Stanford e l'Università di California San Francisco. Scuola medica, cosa ci faceva un dipartimento di biologia molecolare in una medical school negli anni 70. Io ricordo mia sorella che faceva biologia in quegli anni in Italia, di biologia molecolare sicuramente non se ne parlava neanche, in una medical school. Come mai? Una delle ragioni semplicemente si pensava che la ricerca di base dovesse essere il più possibile integrata con la ricerca clinica. Il discorso che si faceva prima in modo diverso. Magari anche a maggior ragione con la ricerca con la pratica clinica, che non tanto, ma questa è una delle ragioni. L'altra ragione, un'altra delle caratteristiche, se andiamo a vedere un pochino di storia, di sociologia della storia accademica americana, è per l'appunto il dottorato americano come un tentativo molto particolare, molto diverso da tutti i dottorati che esistevano fino ad ora in Europa, in cui ricerca e insegnamento si cercava di tenere assieme di fronte all'esplosione dell'università di Massa. Anche queste sono cose che poi noi i dottorati in Italia ce l'abbiamo davvero di fronte, se vogliamo ricordare.
il finanziamento pubblico americano alla ricerca biomedica esplode, come abbiamo visto, immediatamente dopo la guerra, veramente decolla all'inizio degli anni 70. Nixon lancia la cosiddetta guerra contro il cancro, avendo dopo l'idea iniziale era quello di costituire l'analogo del progetto Manhattan. Mettiamo i migliori scienziati tutti assieme, li aggreghiamo, facciamo massa critica per arrivare alla bomba. Si capì subito che quel modello non funzionava, perché questa è una scienza e tecnologia diversa. E quindi il finanziamento fu dato invece in modo molto decentrato e molto articolato. Questo lo dico non perché sia per renderci conto che l'organizzazione profonda della ricerca è un problema importante e non esiste evidentemente un modo migliore in assoluto. Noi parliamo oggi, e credo che sono molto d'accordo sul fatto che occorre fare massa critica, occorre integrare eccetera eccetera, ma questo tipo di ragionamento, su cui io sono perfettamente d'accordo, è piuttosto diverso da quel modello cui stiamo parlando adesso e che ancora molti prendono come esempio. Infine, questo tipo di approccio venne in Europa, ma non solo in Europa, in questo senso santificato, grazie a un documento stupendo che fu il libro bianco sull'innovazione tecnologica di Jacques Delors, che ebbe però il problema di introdurre il cosiddetto il paradosso europeo, replicato come il paradosso inglese, il paradosso svedese, il paradosso italiano, eccetera. Per cui c'è buona ricerca, ma non ci sono le applicazioni industriali. Quindi il problema è col difetto di trasferimento. Questa tesi è logicamente, ma soprattutto empiricamente, falsa. La ricerca italiana, europea, almeno nella scienza biomedica, cioè è ancora molto indietro rispetto a quello americano. L'investimento industriale in questo tipo di attività è ancora molto meno. Detto in modo molto estremo e semplificato, se c'è poco da trasferire e non c'è nessuno, dall'altra parte non c'è nessuno che è particolarmente interessato, dimentichiamoci del trasferimento e cominciamo prima a costruire una base di ricerca accademica, base di ricerca e semmai una base industriale. Infine, e con questo vorrei chiudere, siamo sicuri che questo modello debba essere un modello? Comincio ad avere, non solo io, alcuni forti dubbi, perché anche esimi osservatori americani, analisti americani, cominciano a pensare che questo modello non sia particolarmente efficiente, neanche negli Stati Uniti. Le nuove imprese biotech non sono, tranne due casi, diventate grandi imprese, Genentech e Amgen. Tutte le altre sono diventate piccole imprese che fanno, vendono tecnologia alle imprese più grandi. Pochissime di queste imprese fanno non solo profitti positivi, ma cash flow positivi. Sono tutte in perdita, tranne queste due o tre più grandi. Benissimo, il problema per questo tipo di imprese non è il profitto ma la valutazione di borsa, ma la valutazione, l'andamento, la valutazione di borsa delle imprese biotech, tolte Genentech che oggi è di Roche e Amgen, non è particolarmente spettacolare, soprattutto controllando per il rischio. Quindi la performance in assoluto non è spettacolare, è discreta, buona, ma di certo non così buona come rispetto alle attese, come si dice oggi. Infine, ci sono forti dubbi, cominciano ad essere dubbi, che sia un buon sistema anche dal punto di vista strettamente scientifico e tecnologico, perché l'impatto scientifico e tecnologico non l'abbiamo ancora visto. La produttività della ricerca farmaceutica sta crollando, non sta crescendo. E rispetto all'immenso e straordinario progresso scientifico che abbiamo visto nella biologia molecolare che viene negli ultimi 30 anni, come mai ancora non lo osserviamo? Bene, ci sono anche qui tante spiegazioni, ci vuole del tempo, le nuove tecnologie ci prendono moltissimo, in particolare per la sanità, salute farmaceutica, i tempi sono molto lunghi, molto più lunghi rispetto a ICT per esempio.
è vero, sta di fatto però che probabilmente c'è un problema a trattare la scienza e non la tecnologia. Scienza e tecnologia sono molto simili per alcuni aspetti, molto spesso possono essere considerate la stessa cosa. Da altri punti di vista sono molto diversi. Come accennavo prima, la scienza sono degli esperimenti, rischiosissimi. Non era così per ICT, non erano delle ipotesi scientifiche che dovevano andare verificate. L'ipotesi scientifica di base era verificata ed era fondamentalmente un gravissimo e grosso problema ingegneristico. Sto semplificando molto, ma non è. Le nostre imprese biotech sono probabilmente eccessivamente specializzate sia dal punto di vista delle attività che fanno sia dal punto di vista dell'integrazione verticale. Sono troppo specializzate, diventa difficile scambiare e cumulare conoscenza all'interno di un'organizzazione. Gli orizzonti temporali sono lunghissimi e il venture capital non è probabilmente il modo più adeguato per trattare questo problema. E c'è un problema di incertezza fondamentale. Ultimo punto e chiuso. Vi ricordate, ho detto il cluster. Buona parte della discussione sui cluster, almeno in biotech, finisce con la domanda un pochino da uovo o gallina: ma il cluster che crea l'innovazione o l'innovazione che crea il cluster? Devo dire che nella mia interpretazione, se proprio si vuole fare cercare di rispondere a questa domanda un po' sciocca, è molto più facile che sia l'innovazione che crea il cluster piuttosto che fare vedere poi dall'innovazione del cluster che esiste già. Proprietà intellettuale, ho accennato prima, c'è stata una discussione fortissima. Credo che il regime di proprietà intellettuale negli Stati Uniti, meno in Europa, ma anche in Europa, negli ultimi 30 anni sia letteralmente impazzito. Aspettiamoci, credo, se guardiamo al prossimo futuro, che non possiamo pensare di sviluppare un settore come biotech o tanti altri settori con un regime di proprietà intellettuale così come era negli anni 90. Semplicemente quel sistema non tiene e i segni stanno cominciando a tornare indietro. Cosa ne concludiamo? Io ne concludo molto poco. Concludo forse che abbiamo bisogno di un altro modello di riferimento, che probabilmente non può essere un modello della Silicon Valley. Cerchiamone qualcun altro. I discorsi che ho sentito oggi li trovo molto incoraggianti, perché rispetto a qualche anno fa, dove questo modello era preso in modo totalmente indiscusso, mi sembra che nella pratica stiamo andando a cercarsi di inventare in Europa e in Italia un modello un pochino diverso. Estremizzo tra il decentramento estremo nel modello Silicon Valley e l'altro estremo che sono i campioni nazionali. Forse c'è qualcosa di intermedio, ma anche i campioni nazionali forse non chiamano. Credo che abbiamo cominciato una lunga strada molto difficile e molto incerta. Credo che alcuni di questi principi, ed è l'unica osservazione che vorrei fare, che questo tipo di nuovo modello debba essere reso più esplicito per noi e per chi osserva i suoi presupposti e nelle sue finalità. Grazie.